Grazie Sindaco. Io in realtà faccio una breve introduzione e poi lascerei lo spazio per le domande e ritengo che sia anche nella sostanza corretto che i territori, i sindaci siano i protagonisti di quelle che sono le opzioni che possono consentire ai territori stessi di crescere e di svilupparsi. È un'opportunità che possiamo a ragione definire straordinaria. Stiamo parlando di una condizione di straordinarietà che dipende certamente dall'investimento, che come sapete è assai rilevante perché 1 miliardo di euro di questi tempi è direi più che una boccata d'ossigeno, ma poi è straordinario perché per quelle che sono le caratteristiche dell'investitore. Un investitore che non è alla rincorsa di operazioni immobiliari o speculazioni del momento, è un investitore che è alla ricerca di asset strategici per investire nel medio e lungo termine. Quindi un investitore che è destinato, che desidera legare il proprio nome in modo solido, in modo duraturo con quello che è il simbolo che è stato in passato il simbolo del turismo d'eccellenza, ovvero sia Costa Smeralda, e che può tornare ad essere in futuro simbolo di qualche cosa di eccellenza e forse anche qualche cosa di più. Gli aspetti assai rilevanti sono, prima di tutto, la visione strategica. L'operazione nasce. Ecco, poi vi daremo anche delle slide, quindi al di là delle poche parole che dirò io, qua ci sarà qualche elemento in più. Però la visione strategica nasce definendo questo intervento come sostanzialmente parco della Costa Smeralda, quindi è incentrato su 3 parchi naturali e quindi c'è una valorizzazione molto spinta dell'elemento paesaggistico, ambientale e non solo, anche identitario e culturale. Ci sono quindi 3 aree, vedrete ci sarà anche una cartina che individua quali sono le aree che vengono destinate a parco naturale. Ci sono una serie di interventi che sono ovviamente sulla base di questo tipo di filosofia, quindi nel rispetto assoluto dell'ambiente che si traduce in concreto in un impatto molto limitato, perché stiamo parlando di volumetrie per importi molto, molto, molto ridotti rispetto a quelli che sono stati i piani. Aiutami, Sindaco. Abbiamo Assolutamente. avuto Quasi residuali. 4-5 milioni Sì, di piani di siamo cui si partiti parla. da 6, Siamo 6. partiti da 6 milioni, adesso sostanzialmente questo intervento è un intervento che va dai 400.000 ai 550 probabilmente. A regime, quindi stiamo parlando di un intervento di dimensioni assai limitate, quindi di impatto molto limitato. Stiamo parlando sulla base di quella filosofia che dicevo, di interventi che vengono spalmati sul territorio e realizzati in modo tale da essere totalmente integrati con l'aspetto naturale e quindi con grande rispetto e non solo valorizzazione dell'aspetto ambientale e paesaggistico. Dicevo delle tipologie, residenze alberghiere, residenze in ville, sono ville di alto standard, di alta qualità, e poi ci sono una serie di interventi che sono finalizzati a creare le condizioni per poter realizzare quello che da ormai tempo immemorabile per tutti quanti noi è diventato un must, ma che era più un sogno che una realtà. Direi che l'arrivo di investimenti di questa natura e azioni strategiche finalizzate può farlo diventare una realtà, ovvero sia l'allungamento della stagione turistica. Questo è l'obiettivo principale. Una stagione turistica che sia capace di avere un periodo pieno che non sia non inferiore a 4 mesi e quindi per fare questo una valorizzazione del territorio, una valorizzazione degli elementi identitari, culturali, una realizzazione di attività, di iniziative che possano rendere vivo e fruibile per un periodo più lungo questa realtà. E questo si realizza proprio con l'integrazione
col territorio, con i paesaggi, con l'aspetto identitario e culturale. Poi capirete come e perché. Delle attività che sono capaci di allungare la stagione anche in relazione a quello che è il tempo libero. Abbiamo delle diverse tipologie di albergo, ce ne saranno alcune legate al benessere, alla salute, altre su un target delle famiglie, quindi rivolte anche ai nuclei familiari e ai giovani, insomma, ai ragazzi, ai bambini, alcune di alto standard. Molto importante considerare che i catarini sono presenti con, mi pare, una cinquantina, sono 49 se non sbaglio, progetti in tutto il mondo di questa natura, quindi hanno un network, una rete molto forte e consolidata. Organizzano 200, 200, 400, 400, stavo ricordando, 400 convegni di alto standard standing all'anno. Parliamo di marchi tipo Volkswagen, peraltro tante società, la Volkswagen è uno di questi esempi di cui sono comproprietari, quindi hanno nei loro obiettivi quello di trasferire gran parte di questa attività convegnistica in Sardegna e quindi questo, capite, allunga notevolmente. Un altro elemento importante è quello della formazione, perché intendono creare una scuola per la formazione di manager di alto livello, quindi d'eccellenza sull'attività turistica e alberghiera. E ancora, ci sono tante le cose, però adesso in due parole vediamo cosa sto dimenticando. Sì, vi trovate delle slide che oltre a riportare la filosofia di massima danno anche qualche idea di quelle che sono le prospettive, almeno dell'intervento diretto in termini di ricadute economiche e sociali, quindi occupazione, indotto e quant'altro. C'è da dire che in questi giorni abbiamo sviluppato anche altri ragionamenti, primo fra tutti è quello del trasporto, il trasporto aereo, perché è evidente che dare al territorio una opportunità di sviluppo e numeri di questo tipo significa dare anche gli strumenti per poter far arrivare la gente, quindi loro sono interessati a questo aspetto, hanno una compagnia che è una delle più forti al mondo, la Qatar Airways, ha una compagnia che ogni anno conquista premi su standard di eccellenza. Hanno un incremento di flotta di un aereo, un grande aereo al mese, quindi insomma hanno numeri veramente impressionanti. Ancora abbiamo discusso con un occhio alla filiera che parte dal turismo, passa per i trasporti, sull'agroalimentare, quindi l'agricoltura, la cultura. Abbiamo quindi immaginato quali altre sinergie si possono creare con riferimento alla filiera, partendo dalla Costa Smeralda, ma guardando al resto del sistema. Certamente l'agricoltura è una di queste. La settimana prossima io sarò, no, a partire da fine mese sarò nuovamente in Qatar, ma questa volta vado per altre ragioni. No, magari. No, vado come Presidente della Commissione Energia e Ambiente del Comitato di Regione di Bruxelles. Come molti di voi probabilmente sapranno, a Doha ci sarà la conferenza sul cambiamento, la conferenza dell'ONU sul cambiamento climatico. Io sono lì nel mio ruolo di Presidente della Commissione ENV, ma l'occasione sarà l'occasione per fare degli approfondimenti. Quindi a Doha porterò uno staff tecnico che aprirà già dei tavoli operativi con i vari responsabili della Qatar Holding sui vari temi. Mi fermerei per adesso qua, intanto direi anche, mi farebbe piacere che, al di là di quello che ha detto il sindaco, insomma, che anche loro dicessero due parole. Io concludo solo dicendo, anche io, insomma, può sembrare un po' il gioco delle parti, non lo è. Sono io che sono grato ai sindaci perché quando si è presentata questa opportunità hanno immediatamente capito quello che deve essere lo spirito per portare avanti queste iniziative, che deve essere uno spirito che mette al primo punto l'interesse della regione, della Sardegna, e quindi non ci sono state
atteggiamenti se non costruttivi, collaborativi e sforzi da parte di tutti per cercare di valorizzare questo risultato. Vorrei dire anche una cosa, questo è un intervento di lungo termine, di importo significativo, che verrà realizzato anche in un arco di tempo medio, perché tanti denari non si investono dall'oggi al domani. Questo è un dato di fatto, questo è un risultato che oggi arriva. I primi contatti col Qatar risalgono alla mia prima missione in Qatar, che è del dicembre del 2010, e questo è un risultato che chiunque verrà, che ci debba essere il sottoscritto, chiunque altro, nei prossimi anni, nel futuro della Sardegna, è un risultato che resta ai sardi. E questo lo voglio sottolineare perché l'auspicio è che io forse non ci sarò più, chi ci sarà, chiunque ci sarà, possa continuare a seguire questa che è una grande opportunità e ne faccia tesoro e patrimonio per la Sardegna. Il sindaco di Arzachena e il sindaco di Olbia hanno ben capito, hanno interpretato al meglio il loro ruolo. Credo che questo sia l'obiettivo, il senso, il modo di essere classe dirigente, pensando a quello che è il futuro di quest'isola.